È vero, confermo. E ascolto proprio tutti gli interventi dell'opposizione. È capitato qualche volta invece che l'opposizione è andata via per far mancare il numero legale, legittimamente, ma per quanto mi riguarda o per quanto ci riguarda, la maggioranza della maggioranza è stata sempre presente in Consiglio Comunale. Questo è proprio un attacco che veramente ingiusto nei confronti di chi ovviamente non abbiamo capito l'intervento, io prego l'ascoltatore di richiamare, di spiegarci meglio. Prendiamo una telefonata, magari è lui. Pronto? Signori, buon pomeriggio. Sono contenta di poter interloquire con lor signori. A me piace ascoltare sempre i politici perché tante volte le cose sono giuste. Adesso cortesemente voglio dirvi, i giovani, il sindaco fa la sua parte, i giovani bisogna inserirli dappertutto, egregi signori. Voi quando siete stati giovani non avete fatto la routine per lavorare e come politici e come assistenti magari di lavoro? Fateli fare anche i ragazzi, che comincino a fare qualcosa. In fin dei conti oggi sono tutti laureati, grazie a Dio, non 50 anni fa, 60 anni fa come me, che sono un asino con il cappello. Aiutateli, fateli fare qualche cosa, affiancateli, cominciano piano piano, perché egregi signori, anche se siete molto giovani, io sono vecchia, nessuno nasce un baratto, dice mia madre a Bari. Ma siamo d'accordo, siamo d'accordo. Loro devono imparare, ovviamente non avranno le vostre capacità intellettive e appropriate per il lavoro, però signori lasciateli lavorare, non fa niente sto fatto che il signor sindaco li sta mettendo, anche se sono 10 mesi, basta cominciare a seminare, che quando si sem la pianta piano piano esce. Vi auguro buon pomeriggio, pensate alla città di Bari, grazie a Telebari che ci dà la possibilità di poter intervenire, non fa niente che tengo quasi 80 anni, però a me piace ascoltare e dire quella mia. Buon pomeriggio. Ha fatto benissimo signora, una signora simpaticissima. Chiaramente complimenti a voi che avete degli ottimi telespettatori. È così. Ma infatti signora, io comunque le dico che stavamo appunto parlando di quello, l'idea dell'inserimento dei giovani piace a tutti. Il dubbio era se farli affiancare, farli crescere un po' alla volta, o effettivamente buttarli, tra virgolette, con responsabilità forse troppo grandi per una persona che non ha esperienza. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Sono Angelo, chiamo da Bari. Buonasera. Io seguo molto le trasmissioni televisive, anche a livello nazionale. E ritornando al discorso del sindaco, però ho acceso tardi la televisione. Sì. Qui il discorso, secondo me, in primis, è il fatto che serve proprio una scuola, una facoltà che forma la politica. Cioè, un qualcosa di sé, questi sono tutti dei cavi che non servono a niente. Allora, un buon politico ha bisogno di specializzarsi come qualsiasi professione, a prescindere dal colore del partito e roba varia. Ci vuole proprio che venga istituita a livello nazionale una facoltà proprio che formi il politico, perché la politica ovviamente è cambiata nel decorso dei decenni, pertanto va istituita una vera e propria facoltà che riguardi un po' tutta la situazione politica anche. Posso dire una cosa? Signori consiglieri, sono d'accordo con quello che sto dicendo. Sì. Posso dire una cosa? No, perché è interessante questo tema, perché sembrerebbe quasi che la classe politica attuale non vuole, invece è esattamente il contrario, la classe politica attuale vuole i giovani che facciano politica, perché non c'è questa predisposizione. No, chiedo scusa, consigliere. Facciamo finire l'ascoltatore. Sì, chiedo scusa. Prego. Oh, chiedo scusa se uso un termine improprio, però è giusto. Cioè, qui non serve chi si affaccia alla politica facendo il ruffiano al segretario del partito. Qui serve chi si forma come politico, culturalmente e con l'istruzione idonea. Certo. Perché con quei metodi è la vecchia politica e non serve più. Qua serve nuova politica fatta con professionalità e conoscendo bene il concetto di politica che dovrebbe essere a servizio dei cittadini. Altrimenti ritorniamo col vecchio metodo. Perfetto, grazie mille dovrà, per il suo dovrà intervento. Dovrà cambiare tutto, nel senso che se si utilizza la parola facoltà politica, significa che uno deve conseguire un titolo di studio di quel tipo. Quindi significa che
gli elettori dovranno votare coloro i quali hanno questo requisito e non già qualsiasi cittadino, quindi bisognerebbe mettere mani anche alla Costituzione in questo caso, perché tutti i cittadini sono eleggibili. In questo caso, se si va verso questo filone, verso questo percorso, ci dovrebbe istituire un albo dei politici a seguito della laurea conseguita, però l'idea è un'idea, diciamo, il signore diceva prima, non devono formarsi nei partiti perché i partiti non sono più quelli di una volta. Io ricordo, nei partiti prima c'era la scuola di partito, si seguivano tutte le tappe formative e quindi si arrivava poi, magari ci possono essere anche dei fenomeni di degenerazione che indicava prima il telespettatore, cioè una sorta di collaborazione con l'uomo politico e quindi le raccomandazioni eccetera eccetera. Però quell'idea della facoltà pur come idea è buona, però bisognerebbe poi capire tutto quello che consegue successivamente. Beh, guarda, posso dirti che invece un giornalista, uno che fa il giornalista, che magari segue le vicende comunali, sicuramente potrebbe essere un ottimo amministratore, perché conosce di che cosa stiamo parlando. Perché spesso, cioè, il politico non è che deve andare all'università, si deve specializzare, perché la parola politica significa trovare poi quel punto d'incontro, quell'equilibrio per portare avanti determinate problematiche, no? O risolvere determinate problematiche. Quindi uno deve conoscere la materia, conoscere gli argomenti e poi li deve fare propri. No, questo, diciamo, è questo passaggio. Cioè non è che a un certo punto si prende una persona e la si mette lì per fare l'assessore, può fare il tecnico perché magari è laureato in ingegneria, ma non può svolgere un'azione amministrativa politica, perché la politica è un'altra, altrimenti non avremmo avuto nemmeno gli assessori, avremmo avuto solo i dirigenti amministrativi, no? Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. 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 Senta, io voglio dire solo una cosa, che tutti i politici, tutti si sono inseriti su quelle poltrone e per questo non vogliono dare adito ai giovani, devono andare via. Io sono vecchia e noi dobbiamo andare per i giardini, dobbiamo andare a farci le nostre cose e lasciare libertà ai giovani. Non è possibile, perché chi parla di una maniera, chi parla dall'altra, ma sempre quello è il giro. È assurdo, è una cosa assurda, perché pensate solo a litigare tra voi, quello ha fatto questo, quello ha fatto quest'altro, ma non concludete mai niente, cose assurde. Infatti il consigliere della DC ha detto solamente che a Piazza Massari non si è fatto il giardino, e quando c'è stato vicino alla posta, vicino all'università, quel parcheggio che sono stati passati tanti di quegli anni che hanno trovato l'acqua, e chi l'ha fatto quello? L'ha fatto l'altra amministrazione. Perciò non litigate tra voi, non è così, cercate proprio di sistemare come si deve la Puglia e tutta l'Italia. Magari grazie, ce ne fossero altri 10 di parcheggi interrati. Grazie signora per il suo intervento, certo. Vabbè, questo è un argomento che, come vedete, sta appassionando i cittadini baresi. Bisogna dare spazio ai giochi, su questo ma noi non siamo abbiamo detto che siamo contrari. Siamo tutti d'accordo sulla formazione. Siamo noi abbiamo detto che, però, che bisogna sembra una estemporanea l'iniziativa di Emiliano, che al termine di una consigliatura vuole inserire attraverso un colloquio telematico alcuni giovani a fare l'assessore. Allora io dico, questo si può fare sicuramente, ma lo si deve fare quantomeno all'inizio della consigliatura, in modo tale da dare la possibilità a questi validi giovani di inserirsi e di dare il meglio che possono alle esigenze della città e dei cittadini. Farlo ora non avrebbe senso, è solo uno spot elettorale. Noi abbiamo detto questo, no, almeno io ho detto questo, non ho detto che i giovani non vanno inseriti, ho detto ben altro. Tra l'altro il consigliere Maiorano, il sindaco Emiliano, ha chiesto espressamente ai suoi assessori, gli attuali assessori, di fare volontariamente un passo indietro. Ora, gli assessori fino ad ora stanno mantenendo, diciamo, una linea diplomatica, ma non è detto che non è possibile il sindaco Emiliano, questi primi colloqui non scatenino qualche reazione forte anche. Io mi auguro di no, perché in questo caso deve prevalere il buon senso. Detto prima, questi giovani sicuramente sono utili, importanti, perché dobbiamo avere un ricambio generazionale. Però ecco, io li affiancherei agli attuali assessori oppure a degli assessori che hanno una certa esperienza amministrativa e politica. Quindi questo, diciamo, è il mio pensiero. Quindi per imparare, è chiaro, per imparare. Questo è, diciamo, il mio pensiero.
concreto, perché chiaramente dobbiamo guardare in senso positivo, non possiamo, e poi soprattutto in questa fase che abbiamo una serie di problematiche, prima si parlava appunto di contributo alloggiativo, cioè speriamo che nel tempo rimanga questa possibilità, perché i finanziamenti alle regioni, ai comuni, eccetera, sono sempre ridotti ai minimi termini, quindi noi dobbiamo farci carico e abbiamo delle grosse responsabilità, perché dobbiamo non solo trovare i finanziamenti, ma poi dobbiamo saper spendere bene. E quando si parlava di spending review, dobbiamo fare veramente un'autocritica. Cioè ancora oggi, lo dico qui attraverso i canali di Telebari, abbiamo ancora delle strutture pubbliche che non sono utilizzate dall'amministrazione comunale. Proprio ieri ero a Enziteto, dove a breve sarà inaugurata la scuola, l'asilo nido, però non ci sono i servizi sociali, pur avendo degli spazi enormi di proprietà comunale, i servizi sociali sono mantenuti a Palese e non vanno a Enziteto. No, la caserma dei carabinieri non si è ancora trasferita a Santo Spirito, si continua a pagare fitti diciamo per quanto riguarda l'ufficio anagrafe a Palese e non si utilizzano tutti gli spazi che sono oggi nella sede della circoscrizione. Ci sono ancora delle questioni, io vi dico quelle cose che conosco, delle questioni che vanno risolte, perché bisogna risparmiare per il bene della città e investire quei soldi per le cose utili, questo è il ragionamento. Quindi noi in questo anno dobbiamo cercare tutti insieme, anche perché al governo cioè oggi stiamo insieme, ecco, e dobbiamo fare almeno per quello, questo poco tempo, fare qualcosa di concreto. Ecco, dobbiamo litigare meno e fare più fatti. Quindi l'obiettivo, io spero che questo messaggio sia recepito anche da parte del centrodestra, in questa fase, soprattutto in questo ultimo anno, se riusciamo a risparmiare, soprattutto a eliminare questi sprechi, cioè ci sono ancora oggi, paghiamo ancora fitti, una cosa assurda, pur avendo una serie di aree, strutture di proprietà comunale. Quindi consigliere Maiorano, la interrompo un momento perché abbiamo un ascoltatore che ci sta aspettando. Ecco, abbiamo perso la linea, io prego il nostro ascoltatore di richiamare. Cambiamo un momento argomento. Sì. Siamo in chiusura, quindi vi chiedo veramente 30 secondi a testa, parliamo un secondo di decentramento. 10 giorni sono scaduti, il sindaco aveva parlato di circa una decina di giorni per riaggiornarsi, trovare un compromesso sul numero delle municipalità. Consigliere Lo Iacono, secondo lei a cosa si sta andando incontro? Secondo me penso che il sindaco starà mettendo su un provvedimento che naturalmente non potrà venire in consiglio comunale già impacchettato, ma che avrà, come devo dire, il conforto di tutte le parti politiche, la condivisione da parte di tutte le forze politiche, perché voglio ricordare che noi centrodestra presentammo una proposta a 6 municipi, il sindaco è orientato verso una proposta a 5, su questa noi possiamo interloquire e possiamo certamente dare il nostro contributo, però bisognerà vedere nel merito e nei contenuti questa proposta a 5 che cosa contiene. Io mi auguro che al più presto il sindaco ci convochi, insieme anche alle forze di maggioranza, e definire un percorso che sarà utile per la città il più presto possibile. Consigliere Maiorano, 30 secondi. Cioè, io penso che bisogna dare delle risposte concrete, l'ho detto prima, il decentramento vero è quello di risolvere i problemi dei cittadini nelle sedi decentrate, cioè non è coprire 6, 7, 5, 4, 3 municipalità per garantire le poltrone di chi oggi magari si trova fuori. Noi dobbiamo realizzare la proposta più credibile, che si spendono meno soldi e si danno più servizi ai cittadini. Quindi io non voglio entrare nel merito, perché il sindaco su questo diciamo ha avuto da ridire, perché c'era una proposta proprio del centro-sinistra e del PD in modo particolare in consiglio comunale, che addirittura proproponeva delle municipalità, 3 municipalità nell'ambito della città di Bari, perché probabilmente in quel modo avremmo avuto diciamo delle risorse economiche in più da spendere a favore dei cittadini. Però ecco, trovare una soluzione che vada più incontro ai servizi che e meno incontro alle poltrone dei politici. Perfetto, noi siamo in chiusura, ci fermiamo, l'appuntamento è per giovedì prossimo in consiglio comunale, question time, invece venerdì prossimo con pro e contro, con i soliti consiglieri comunali. Non so ancora chi saranno gli ospiti, quindi lo scoprirete il prossimo venerdì. Grazie per averci seguito, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Peppino Lo Iacono, capogruppo della lista Simeone, ringrazio Massimo Maiorano, grazie, buonasera consigliere a voi. Comunale PD, e noi ci vediamo venerdì prossimo.